attaccato il pistolero uruguayo Alberto. Bravo Charrúa, seguí así siempre. Eccoci che siamo di nuovo rientrati in diretta qui su Radio Barça Italia e ecco. E come annunciato Giovanni Cardarello, giornalista sportivo di calciomercato24.com. Ciao Giovanni. Ciao Maxi, ciao Alberto, ciao Giusi e buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora Giovanni in questo momento sta rientrando da una trasferta dove ha seguito l'Europa League, perché l'Europa League come la Champions League ha ripreso in questi preliminari, esatto. A San Marino contro una squadra del Faroe, insomma, e quindi sentirete il sottofondo l'automobile, se cade la linea, insomma sappiamo che poi lo recuperiamo Giovanni, ma che sta in mezzo all'Appennino. Io mi scuso in anticipo se accade, perché francamente insomma non so prevedere come sono i passaggi delle voci, esatto. Ecco, perché c'è un punto prima della E45 che veramente insomma si passa nelle bellissime campagne italiane, però francamente non so quanto segnale pestiamo, però insomma ci proviamo. Esattamente. Allora, parliamo ovviamente di calciomercato anche del Barça. Giovanni, se noi ce lo siamo detto nelle settimane scorse, insomma, ormai è un dato di fatto, questa dirigenza sta tentando di riportare Neymar al Barça, ovviamente dividendo la massa sociale dei soci, dei tifosi, anche della giunta direttiva, tanto che ieri si è dimesso poco di meno che il vicepresidente sportivo Jordi Mestre, insomma, non un ultimo, un pezzo da 90 della giunta direttiva. No, proprio si dice in non d'accordo con questo, con il mercato e quindi con diciamo il tentativo di riprendere Neymar. Che notizie c'hai su questo argomento? Che pensi? Tu sai quello che pensiamo noi, insomma, siamo totalmente contrari all'acquisto, alla possibilità che torni, avendo fatto quello che ha fatto nel passato. Guarda, io anche non sono per niente contento, insomma, lo dico fuori dai denti. Diciamo che sai, è la classica situazione in cui probabilmente c'è più da, come si dice, da rimetterci che da guadagnarci. Non lo so, io francamente è un'operazione che non avrei fatto, però è evidente che stanno ragionando sul fatto di avere a disposizione un giocatore importante, un giocatore che fa, come si dice, che fa magliette, che fa mercato, che fa marketing, però francamente poi non sappiamo dire se è qualcosa che porta anche un beneficio reale alla squadra. Esattamente, un beneficio reale alla squadra. Senti, ma portare a casa però, fare questa operazione a livello di mercato è veramente, veramente complicata. Tu come la vedi? Guarda, io credo che lui si abbasserà di molto l'ingaggio, perché in realtà è l'ultima possibilità che gli è rimasta di rimanere ad un altissimo livello, perché il Paris Saint Germain ormai abbiamo ben chiaro che è, come si dice in gergo, tutto chiacchiere e distintivo. Se Neymar vuole lasciare con quei mezzi che ha un segno nel calcio, deve fare per forza questa operazione. Io ti dico francamente, io per un periodo avevo immaginato che lui fosse più un uomo da Real Madrid, per come si stavano mettendo alcune cose. Poi Real Madrid ha fatto il colpo Hazard e quindi si è mosso diversamente. Guarda, io l'unica cosa, guarda, che ti posso dire è che mi incuriosisce molto poi come verranno messi in campo questi che ormai vengono chiamati i quattro moschettieri. Io l'altro giorno, scherzando con Giulio, ho detto, dico, guarda, se questo non è costretto a fare un tridente alle spalle di Suarez, con Griezmann a destra, Messi al centro e Neymar a sinistra, poi però c'è deve avere due centrocampisti che hanno 19 polmoni per uno. Certo, certo. Veramente chi difende, chi copre? Esatto, considerando che, e ti do un elemento, io ho scritto qualcosa su questo tema oggi,
attenzione a quello che può succedere in difesa, perché la questione De Ligt si è riaperta. Sì. Si è riaperta pesantemente, perché la Juventus era abbastanza convinta di aver sostanzialmente chiuso, e si è presentata con un'offerta di 10 milioni di euro inferiore rispetto a quanto richiesto dall'Ajax. Questa cosa ha indispettito i dirigenti olandesi, che adesso di milioni ne vogliono 87. Ma questa è la notiziona che ci stai dando. Quindi l'Ajax vuole 87 dalla Juventus, a prescindere dall'accordo fatto col Barça, cioè col Barça chiuderebbe a 75, o vorrebbe anche dal Barça 87? Allora il problema è che nel momento in cui, allora, diciamo, il tema è che Overmars sostanzialmente ha detto: non è possibile che De Ligt vale di meno di Van Dijk. Ok. Van Dijk l'anno scorso è stato pagato 87 milioni di euro, signore, dal Liverpool. Quindi dice: quella è una soglia psicologica che lui non vuole, come dire, non lo vuole vendere a meno di quello. Allora, la Juventus potrebbe fare un'opera. Allora, la Juventus ha recapitato un'offerta, parlo di moduli federali, quindi sì, un'offerta ufficiale, sì, da 55 più 10. Ok. 55 cash più 10 di bonus. Ok. Loro di risposta hanno detto: vabbè, allora me ne dai 87. L'operazione che vorrebbe fare la Juventus a questo punto è di fare 55 contanti più l'inserimento del cartellino di Ken, che a quel punto verrebbe valutato fra i 32 e i 40, insomma, poi a quel punto per la Juve, siccome sarebbe tutta plusvalenza, come ti possono anche caricare quel giocatore. Quindi la Juve resta ancora la favorita per chiudere, sì, questa operazione, ma l'operazione si è riaperta. Sì. E quindi, come dire, aspettiamoci che possa esserci un rilancio anche da parte nostra. Così come c'è stato un inserimento pesante del Barcellona su Cancelo, che sembrava destinato al City, sì, e invece c'è stato un inserimento per Semedo, spingendo fortemente per questo. E ritorno al tema di prima. Non ti sentiamo più. Pronto? Pronto? Adesso sì, adesso sì, adesso sì. Ok, un momento di down di rete. Yes. Allora, dietro quei quattro ne devi mettere sei corno e che difendono. Niente, non ti sentiamo più, Giovanni. Vai e vieni. Mamma mia, e questo non è... Non è l'Appennino, questo è proprio... C'è stato... Ah no, ma forse è perché Putin è a Roma, quindi il KGB sta mettendo un po' le cimici dappertutto. Aspetta che proviamo a richiamare, si è caduta, lo proviamo a richiamare. Giussi ha detto una cosa importante, Giovanni. Cioè, poi adesso le chiedono 87 per De Ligt. Bel po'. Sì. Hanno anche ragione. Sì, sì, io farei lo stesso, anzi, cioè, è un acquisto per 20 anni, parliamoci chiaramente. Esatto. Cioè, è già attualmente uno dei più forti al mondo, figuriamoci, fra 2-3 anni. Niente, non riusciamo a riprenderlo, Giovanni, purtroppo è nella parte proprio più complicata. Sì, forse. Sì, sì, sì. Una galleria. O... Sì, vediamo un po' se ci riusciamo. Vediamo un attimo. Vediamo. Niente. Vabbè, riproviamo. Riproviamo più tardi. Giussi, quindi questa notizia che c'ha, queste due notizie, quella di Cancelo la stava dando, ma quella di De Ligt, certo, se ne chiedo 85, certo, la Juventus è un grande investimento. Cambia un po' le carte in tavola, Sì, 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 sì. Sì, 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 85. Sì. 85, cioè loro ha detto giustamente Giovanni che a quel punto, visto indispettito l'Ajax, gli viene offerto 55 più 10, ha detto: sai che nuova c'è, che vale quanto, vale 2 milioni in più di Van Dijk, che è stato pagato 85, ne chiede 87. E poi più o meno è quanto
il Barça offrì, perché il Barça, se non sbaglio, era 75 milioni più bonus, quasi sì, come De Jong. Quindi più o meno era la cifra che... Eccolo. Spero bene, perché veramente temo di stare più o meno nella fossa delle Marianne, quindi... Senti, allora, velocemente, stavi dicendo di Cancelo. Sì, allora ti dicevo, quindi diciamo, partendo dall'assunto che si fa l'operazione Neymar, si fa l'operazione Griezmann, per mettere insieme quei quattro devi avere sei giocatori che corrono e difendono. Dicevamo che si è riaperta la partita De Ligt, dicevamo anche che probabilmente c'è anche questa operazione legata al terzino destro. E il nome su cui si sta lavorando è Cancelo, che però devo dire non mi sembra uno che difende in maniera particolarmente eccessa. Nel Valencia giocava ala, peraltro, molto offensivo. Sì, esatto. Quindi diciamo, ecco, dobbiamo un attimo capire da che operazioni si pensa di fare. Contando anche che il Barça poi ha Jordi Alba a sinistra, che non è uno che difende in modo impeccabile, eppure molto offensivo, spinge tanto, quindi avresti due terzini molto offensivi, un centrocampo ridotto, perché poi se giochi con tutti e quattro lì davanti devi avere due centrocampisti, hai solo due centrocampisti. E giochiamo con sei attaccanti? E la fase difensiva se ne va un po' quel paese, cioè vinciamo le partite 10-8. Quello, infatti, il mio grande timore è quello di avere una squadra tra virgolette stremaniana, cioè io veramente sarei preoccupatissimo da una squadra di questo genere. Io poi io adoro le partite che finiscono 1-0, quindi francamente insomma mi preoccupa un po', ecco, lo dico proprio francamente. Senti, torniamo un attimo a De Ligt, perché ovviamente ci hai dato sta notizia, Giovanni, che... Allora, Giussi giustamente diceva una cosa mentre è ricaduto dal collegamento. Il Barça dovrebbe aver offerto 75 più bonus, più o meno arrivare alla cifra, spiccio più, spiccio meno, con cui ha pagato De Jong. Potrebbe essere quello il range che si avvicina all'attuale richiesta dell'Ajax? Sì, ma l'Ajax ha utilizzato al massimo l'operazione, e vabbè, è chiaramente ci può, certo, stare. E ovviamente avere una grandissima parte di comunità, se è interessata. Giovanni, ti sentiamo a tratti? Sì. Vabbè, vai avanti, perché poi dai che si sta riprendendo. Allora, il punto è che cosa vogliono dire i bonus, nel senso che poi spesso i bonus sono, che ne so, tipo il giocatore gioca due partite e solo quello vale 5 milioni di euro. Mm-hmm. Quindi poi in questo periodo noi purtroppo abbiamo un problema legato a quello che poi significano le parole dentro i bilanci. Certo. Cioè, ad esempio, c'era un meccanismo che io fino a un po' di tempo fa faticavo a comprendere, che era quello dell'ammortamento del giocatore, mm-hmm, che invece è un fattore decisivo, perché è quello che sostanzialmente permette di fare il conteggio effettivo su quanto quel giocatore pesa sul bilancio. E faccio un esempio stupidissimo: la Roma in questi giorni si è irrigidita fortemente su Dzeko, sì, perché Dzeko praticamente ormai è stato ammortizzato quasi interamente sul bilancio, cioè sul bilancio della Roma il peso di Dzeko ormai è di circa 3-4 milioni di euro, non di più, quindi l'ammortamento dell'ultimo anno di contratto, e quindi tutto quello che viene dato in più praticamente è una plusvalenza. E siccome queste mitologiche plusvalenze sono il cuore di quello che è le trattative di mercato, chiaramente diventano fondamentali da capire. Quindi, per tornare